Buonasera, molti fatti anche oggi. Il vertice a Bruxelles, altro che immigrazione, si è parlato praticamente solo dello spionaggio, del Datagate. È arrivata una Merkel mai vista così furente, dicendo è assolutamente intollerabile e impensabile di essere spiati tra alleati. E a questo si è accodata, a quanto pare, tutto il Consiglio europeo e vedremo la reazione di Washington è balbettante rispetto a accuse così dure sull'intollerabilità di quanto sarebbe stato fatto ai danni, sappiamo, proprio della stessa Merkel di 24 ore fa esatte, la notizia, l'annuncio dato dalla cancelleria di Berlino che il cellulare personale della cancelliera era ascoltato nelle telefonate appunto dallo spionaggio americano. E questa vicenda rischia di compromettere seriamente i rapporti tra le due parti dell'Atlantico e è suscettibile questa crisi di avere risvolti anche sui negoziati commerciali. Ma vedremo che, questo è l'evento di prima grandezza, ci sono venti di guerra anche all'interno della politica italiana, tanto per cambiare. Dovrei dire venti di guerriglia, perché proprio questa parola guerriglia è utilizzata dal capogruppo dei deputati del PDL Brunetta, che dice o la Bindi si dimette dalla presidenza della commissione antimafia o noi boicottiamo sostanzialmente il decreto sulla pubblica amministrazione che va in votazione parlamentare. E questo non è che il terzo episodio, quello di ieri, il fondamentale passaggio della delega sulle riforme, che è passato soltanto per 4 voti al Senato e il giorno prima appunto l'elezione contestata e contrastata della Bindi alla guida della commissione bicamerale antimafia. La situazione è difficile e oltretutto ci si è messo ieri anche l'altro episodio, cioè il rinvio a giudizio di Berlusconi e la Vitola per le vicende di Napoli, l'inchiesta sulla compravendita di senatori nel biennio 2006-2008. Peraltro hanno un bel dire Alfano e le altre colombe che non c'è un nesso tra il rinvio a giudizio di Berlusconi e la possibile crisi. Sta di fatto che c'è una velocizzazione, contrariamente a quanto è stato scritto anche dai più autorevoli commentatori, c'è una velocizzazione nella nascita di Forza Italia, a quanto pare c'è un vertice già domani e per l'8 dicembre, il giorno delle primarie per l'elezione del segretario del PD, ci dovrebbe essere contemporaneamente anche il Consiglio nazionale del PDL che passa a Forza Italia. Ma c'è un altro fatto politico di primissima grandezza, perché dopo il discorso di ieri a Firenze, oggi, del tutto irritualmente, va detto con chiarezza, il capo dello Stato ha convocato al Quirinale il ministro delle riforme, il ministro per i rapporti del Parlamento e i capigruppi della maggioranza e anche la presidente della commissione sulle riforme Finocchiaro. Per fare il punto appunto sulla riforma elettorale. Proteste corali di tutte le opposizioni, il Movimento 5 Stelle dice non è una monarchia o una repubblica presidenziale, proteste della Lega, proteste di SEL. Ci sono tante altre cose ma ho fatto già tardi. Titoli. Lo scandalo Datagate irrompe al vertice di Bruxelles, infuriata Angela Merkel per le intercettazioni delle sue telefonate. Spiare gli alleati non è accettabile, dichiara la cancelliera tedesca. Il governo di Berlino convoca l'ambasciatore statunitense. Né ammissioni né scuse da Obama, parla il portavoce della Casa Bianca. Il presidente comprende le preoccupazioni, ha iniziato una revisione del sistema di raccolta dei dati da parte dell'intelligence. Nuove grave fibrillazioni nella maggioranza mettono in allarme l'esecutivo. Brunetta contesta il decreto sulla pubblica amministrazione nella norma che riguarda la stabilizzazione dei precari. Per noi può anche non essere convertito. Il governo pensa al voto di fiducia. Il capogruppo del PDL alla Camera torna ad attaccare l'elezione della Bindi a presidente dell'antimafia. Si dimetta o sarà guerriglia in Parlamento. Ieri le larghe intese hanno rischiato sulle riforme, oggi le minacce di Brunetta, azioni di disturbo in attesa che sembrano far parte di una vera e propria strategia. Il futuro dell'esecutivo è sempre più un percorso a ostacoli e Berlusconi annuncia la velocizzazione del passaggio da PDL a Forza Italia proprio all'indomani, tra l'altro, del suo rinvio a giudizio per i fatti della compravendita dei senatori.
Napolitano si muove e fa infuriare tutte le opposizioni. Convoca un vertice al Quirinale con i ministri Quagliariello e Franceschini, capogruppo dei tre partiti di maggioranza al Senato. Immediata, durissima la reazione della Lega, del Movimento 5 Stelle, di Sel. Inaudito, l'ennesimo colpo di mano. Non siamo in una monarchia o in una repubblica presidenziale. È morto Raffaele Pennacchio, medico, leader dei malati di SLA, come lui, dopo due giorni di presidio sotto il Ministero dell'Economia. Aveva appena vinto l'ultima battaglia, grazie alla protesta aveva ottenuto più fondi per l'assistenza domiciliare ai disabili gravi. Tornato in albergo, ieri sera è stato stroncato da un arresto cardiaco. Era stanco e provato, dice la moglie. Un imprenditore milanese evade l'IVA per 180.000 euro. Il giudice lo assolve dal reato penale accogliendo la tesi della difesa. Non poteva pagare a causa della difficile situazione economica dell'azienda a rischio di fallimento. L'uomo è stato prosciolto perché il fatto non costituisce reato. Non c'è mai stato dolo e non è questo il solo caso di evasione per crisi.